Buongiorno a tutti intanto. Direi che tutti quanti, se volete seguire quello che succede sulla sessione spaziale, se volete seguire quello che gli astronauti fanno ogni giorno, è molto facile per tutti. Basta andare su internet, YouTube, Twitter, Facebook, si trova di tutto. Quindi quando mi è stato chiesto di fare questa presentazione, mi sono posto il problema di presentare qualcosa che fosse un po' più difficile da trovare, qualcosa che non si trovasse su internet. Se siete interessati a sapere come passa la giornata un astronauta, che cosa fa, come mangia, come va in bagno, queste cose, insomma, si trovano tutte su internet ormai. Vorrei farvi vedere qualcosa che invece non troverete su internet, che è quello che sta dietro al lavoro di ogni astronauta. Noi abbiamo 6 astronauti permanentemente a bordo, ormai da quasi 15 anni, che è un record, non è mai successo, c'è sempre stato almeno un essere umano nello spazio per 15 anni di fila, che tutti i giorni lavorano, fanno esperimenti scientifici unici, e oggi vorrei farvi vedere un po' di quello che c'è dietro, un po' della mole di lavoro che c'è dietro a questi esperimenti che si fanno. Vediamo se funziona. Mi cambi tu le slide, facciamo prima forse. Aspetta. Andando indietro. Ah, eccolo qua, bene. Allora cominciamo da questa cosa che è le barre. Gli astronauti le chiamano per gli amici le barre, ovvero che cos'è quello che guida la vita di ogni astronauta. Abbastanza facile da interpretare, vedete 1, 2, 4, questi numeri sono non in ordine alfabetico, non in ordine numerico, ma ognuna di quelle linee orizzontali rappresenta un astronauta. Questo è come gli astronauti vedono quello che devono fare nella loro giornata. Cominciano dalla mattina, ci sarà una conferenza col centro di terra, poi fanno tutta la giornata di lavoro fino alla sera. E ogni barra rappresenta quello che fa un astronauta, quindi vedete, ogni astronauta ha la sua pianificazione separata, fa cose diverse, e come vedete hanno un bel po' da fare, insomma. Io ho preso una giornata qualunque e ogni uno di questi blocchi è un'attività diversa, e ci sono pochi spazi grigi in mezzo, sono ben impegnati. Ognuno di questi spazi grigi, voi vedete sopra c'è l'ora, noi lavoriamo, ragioniamo in Greenwich Mean Time, GMT, cioè il tempo di Greenwich, ci si chiede qual è l'ora degli astronauti. Gli astronauti girano intorno alla Terra, come si fa, su quale base lavorano? Lavoriamo col tempo di Greenwich, che a noi viene abbastanza bene, sono 1 o 2 ore di differenza. E questa linea verticale tratteggiata rossa indica l'ora di adesso. Io ho provato a tirare a casa, ho messo intorno alle 3:30 e ci siamo vicini, perché noi a quest'ora Greenwich è -2 rispetto all'Europa, quindi più o meno le 5:30 avevo pensato. Ogni barra rappresenta un'attività, e qui ho scritto questa cosa scritta dall'astronauta Garrett Reisman, ha fatto un video molto carino che dice che le barre regolano ogni cosa della loro vita. Quella linea rossa va avanti col tempo, non si ferma, non si può fermare. Io devo fare le cose, rimango in ritardo, oh cavolo, ho finito la mia attività e non ho ancora finito. Bene, gli astronauti vedono questo, ma vedono un sacco di cose che vengono fatte a terra. Noi vediamo molto di più. Io qui ne ho messa solo qualcuna. Le barre sono molto di più. Tutte queste barre che sono aggiuntive sono attività che vengono fatte a terra. Ovvero quello che noi da terra facciamo per far sì che l'astronauta, quando arriva il suo momento di fare la sua attività, tutto sia pronto per lui. Perché questo? Io ho provato a fare un conto considerando quanto è costata la stazione spaziale, di costruzione, di tutto quanto, di mantenimento finora, e quante ore hanno passato gli astronauti a bordo. A spanne il conto viene che un'ora di astronauta corrisponde a circa 1 milione di euro. Vuol dire che un minuto corrisponde a circa 10.000 euro. Vuol dire che se io lavoro per un mese in preparazione, in pianificazione di tutto, e in questo mese riesco a far risparmiare un minuto all'astronauta, ne valsa la pena. Perché io non guadagno così tanto, purtroppo direi. Ok? Ma non solo questo, è anche che noi da terra facciamo quello che possiamo fare da terra, ovvero l'astronauta a bordo si vuole che l'astronauta faccia solo quello che solo l'astronauta può fare. Perché se io posso accendere una pompa mandando un comando a distanza da terra,
Perché farglielo fare l'astronauta? Perché fa sprecare un minuto all'astronauta che costa così tanto? L'astronauta deve fare quello che solo lui può fare, ovvero dove deve mettere le mani. Se deve montare un esperimento dentro un laboratorio, questo non lo posso fare io da Terra, ci vuole uno con le mani che vada lì. Se deve andare ad aggiustare una pompa che si è rotta e andare a cercare di capire cos'è, io non lo posso fare da Terra, questo deve fare l'astronauta. Quindi tutto il nostro lavoro è fatto in maniera da ottimizzare il tempo usato dagli astronauti, da minimizzare il tempo sprecato. E questo è un po' il leitmotiv di tutta quella che è la presentazione. E adesso io oggi cercherò di farvi un po' vedere cosa ci sta dietro tutto questo, la preparazione che c'è dietro tutte queste barre. Ora, siccome oggi parliamo solo di Columbus, che è, si vedeva nella foto prima del decennale, è una piccola parte della stazione spaziale, stiamo parlando di meno di un decimo della stazione spaziale. E cominciamo allora a vedere cosa c'è dentro. Prima di tutto, cerchiamo di capire cosa facciamo in Columbus. Questa è una foto fatta in Columbus. Stiamo parlando di un corridoio di 4 metri di lunghezza e 2x2, che è dove gli astronauti vivono. Ora, un'altra cosa interessante, la stazione spaziale è internazionale. Cosa vuol dire? Che l'hanno costruita agenzie, aziende sparse per il mondo, che lavoravano insieme per costruire una cosa unica. Allora sono dovuti costruire degli standard, ovviamente. Quello che noi chiamiamo International Standard Payload Rack, ovvero un armadio standardizzato dove mettere gli esperimenti. Tutta la stazione spaziale è costruita con questi armadi, che sono queste cose, questi rettangoli che vedete di 2 metri per 1 di larghezza, che dietro hanno ovviamente anche un metro di profondità, che sono sostanzialmente dei laboratori scientifici altamente automatizzati, in cui in ognuno di questi armadi c'è un laboratorio diverso. E noi andremo a mettere dentro ognuno di questi laboratori un esperimento che andremo a studiare. Allora, se entriamo in Columbus, a sinistra vediamo il REC EDR costruito in Italia, a Torino. E a destra vediamo Express REC 3, che invece è un laboratorio americano. Questi due sono due armadi molto modulari. Cosa vuol dire? Che non fanno niente di loro, semplicemente forniscono delle interfacce standard a tutti gli esperimenti, ovvero se io ho un esperimento che voglio effettuare ho bisogno di avere potenza elettrica, ho bisogno di avere raffreddamento, ho bisogno di avere interfaccia di dati per leggere i dati da terra. Ad esempio EDR al momento ha all'interno installato un levitatore elettromagnetico che è tutta questa parte qua, EML si chiama Electromagnetic Levitator, che fondamentalmente prende delle palle di metallo, le fa lievitare elettromagneticamente, attraverso effetto Joule, quindi facendoci passare una corrente all'interno, le scalda fino a fondere, il tutto mentre non toccano nessuna parete, sono in levitazione elettromagnetica, e poi le fa solidificare. Allora, cosa serve? Perché dobbiamo andare nello spazio a fare questo lavoro? Perché stiamo facendo solidificare dei cristalli metallici in completa assenza di gravità. E quindi stiamo andando a studiare come si forma la struttura cristallina, che è una cosa che a Terra non potremmo fare, perché ci sarebbe sempre la gravità, che comunque non ci dà una simmetria sferica. Quindi in questo modo riusciamo ad avere una simmetria sferica e riusciamo a studiare la formazione dei cristalli durante la solidificazione, che ci aiuta poi a produrre dei metalli migliori quando siamo sulla Terra. La tempra è una cosa, è un modo per migliorare la cristallizzazione che ha risolto e ha prodotto degli acciai più resistenti. Qui andiamo a studiare degli acciai e dei metalli a livello atomico, quindi noi non lo possiamo studiare sulla stazione spaziale. Noi facciamo questo esperimento e poi fra qualche mese porteremo giù i campioni e li analizzeremo in laboratorio qua. Però sono campioni solidificati in un ambiente che non era possibile sulla Terra. E questo ci permetterà, magari, non lo so, perché magari no, però troveremo delle scoperte che magari ci permetteranno di fare dei metalli che permetteranno di costruire palazzi migliori, automobili migliori, aerei più leggeri e cose del genere. Un altro esperimento che abbiamo dentro EDR è MagVector, che è molto piccolo, è questo qua, pezzettino qua, che invece studia il comportamento dei superconduttori. E qui invece non ci interessa molto la microgravità, ci interessa sapere come si comporta un superconduttore un superconduttore quando passa, quando si muove molto velocemente in un campo magnetico. E qual è il posto migliore se non muoversi a 28.000 km/h nel campo magnetico terrestre?
Quindi noi facciamo semplicemente, mettiamo questi superconduttori, li portiamo a temperatura molto bassa, ci facciamo, applichiamo una tensione e studiamo la corrente e studiamo il comportamento. Di nuovo, questa è una cosa unica, non si potrebbe fare sulla Terra. Mantenere costantemente per giorni di fila qualcosa che si muove a 28.000 km all'ora. Espresso 3 è un altro molto simile, dentro abbiamo EMCS, io parlo per acronimi, European Cultivation System, non mi ricordo l'AM adesso. Comunque è un sistema che invece coltiva campioni biologici, quindi per studiare come le cellule si comportano in assenza di gravità, quindi la crescita delle cellule, alcuni comportamenti delle cellule. E ovviamente, di nuovo, ci vuole un incubatore, sostanzialmente un incubatore che lo tiene a temperatura controllata e cose del genere. Se andiamo avanti in Columbus, anzi no, prima di andare avanti guardiamo sopra e vediamo FSL, un altro armadio costruito in Italia, a Napoli, a Telespazio a Napoli, Fluid Science Laboratory, che studia invece il comportamento dei fluidi. Di nuovo, cosa c'è di interessante nello spazio dei fluidi? Che noi possiamo studiare i fluidi bifase, ovvero se abbiamo acqua, liquido e gas insieme. Esempio classico, se io mi bevo una birra sulla Terra, la schiuma va su. Se mi bevo una birra nello spazio, la schiuma rimane mischiata alla birra. Allora, come faccio a studiare come si comportano i fluidi bifase senza andare nello spazio? Non potrei. Quindi noi con FSL, ad esempio, abbiamo ospitato recentemente un esperimento che si chiamava Fasi, che studiava fluidi bifase, appunto, e soluzioni colloidali, quindi di nuovo l'olio messo nell'acqua. L'olio messo nell'acqua sulla Terra va a galla. Nella stazione spaziale no, perché siamo in assenza di gravità. E quindi riusciamo a studiare come le soluzioni colloidali, quindi i due materiali, si comportano uno con l'altro senza avere il disturbo della gravità che fa andare quello più leggero verso l'alto e quello più pesante verso il basso. Se invece andiamo un po' avanti e vediamo sulla destra, qua, Biolab, un laboratorio biologico, come dice il nome, che è qui in questo incubatore, ha due centrifughe piuttosto grandi che permettono di ospitare piccole piante oppure cellule di nuovo, quindi campioni biologici. Perché centrifughe? Una cosa a cui spesso non si pensa. Perché oltre ad avere zero gravità, a noi interessa anche averne poca gravità. Allora, facendo girare la centrifuga alla velocità che vogliamo, riusciamo anche a simulare la gravità della Luna, per esempio, o di Marte. Quindi se io voglio studiare come crescerebbe una pianta su Marte, come faccio sulla Terra a simulare un terzo di gravità terrestre? Il problema, di nuovo, noi vogliamo fare una cosa parametrica, no? Quindi cercare di capire come influisce la gravità sulle piante. Quindi gli possiamo dare gravità 0 e poi magari dargli gravità 0,1, gravità 0,2 e in questo modo vedere il comportamento diverso dandogli diversi livelli di gravità, facendo girare la centrifuga un po' più veloce, un po' più lenta. Abbiamo due centrifughe e facciamo questo tipo di studi. Abbiamo ospitato recentemente l'esperimento Triple Lux, che studia delle cellule, che sono cellule anticorpe, non so come si dice al femminile, che quando uccidono il patogeno emettono luce per un tipo di reazione. Io non sono un esperto biologo, quindi c'è un biologo in sala, forse, non so se c'è Andrea, ma spero di non dire troppe castronerie. Comunque, andando a studiare la quantità di luce emessa, riusciamo a capire come avviene l'uccisione del patogeno. E essendo in un ambiente a gravità ridotta o nulla, riusciamo a capire come l'assenza di gravità impatta queste cellule. E quindi riusciamo. E questa cosa non necessariamente serve solo per chi andrà nello spazio, ma noi andiamo a togliere un fattore e quindi riusciamo magari a capire anche qualcosa delle cellule sulla Terra, perché magari io penso che sulla Terra si comporta in un certo modo. Lo porto nello spazio e vedo che si comporta in modo diverso. Allora capisco che la gravità ha qualche effetto e in base a questo magari posso riuscire a capire come mai le cellule, per esempio, invecchiano a una certa velocità e quindi come mai non curano certe malattie. Andando avanti, arriviamo nella seconda metà di Columbus, che è un po' l'ambulatorio medico della stazione spaziale. Qui è dove si fanno esperimenti medici, quindi sulla fisionomia del corpo umano, sulla fisiologia, ma anche dove si potrebbero curare degli astronauti nel caso avessero degli incidenti, che finora non è mai capitato, fortunatamente, ma non si sa mai. A sinistra abbiamo Mares, che qui vi ho messo aperto, che è una specie di palestra dove si
possono fare esperimenti sulle articolazioni. Quindi si studia la reazione dei muscoli legata anche al cervello, quindi si fanno mappature cerebrali contemporaneamente mentre si mandano impulsi tipo di forza cercando di avere resistenza al ginocchio, alla caviglia, e in questo modo si studia il funzionamento del corpo umano. A destra abbiamo EPM, che è un modulo di fisiologia che contiene una centrifuga per fare l'analisi del sangue, contiene un sistema per fare l'elettrocefalogramma, un sistema per fare l'elettrocardiogramma, contiene le interfacce e il sistema, diciamo, elettronico per poterci attaccare, un sistema polmonare per fare l'analisi di spirometria, ovvero il contenuto dei polmoni, e così via. Ovvero, noi con questo laboratorio facciamo esperimenti, in quel caso l'esperimento non è una cellula, ma è il corpo dell'astronauta. L'astronauta vive 6 mesi nello spazio e noi studiamo come cambia il suo comportamento. Il comportamento del suo cuore, il comportamento del suo cervello e così via. E riusciamo forse a capire un po' di più del nostro corpo umano, quindi riusciamo forse a trovare cure per qualche malattia. EPM ospita da poco anche PK4, Plasma Crystal 4, che è un altro esperimento molto interessante che studia i cristalli di plasma, direi in italiano, ovvero noi mettiamo un plasma, ovvero un gas ionizzato, e in sospensione in questo plasma mettiamo delle microparticelle, della polvere sostanzialmente, che quando entra in contatto con le particelle ionizzate del plasma, toccandole per interazione, si caricano. Caricandosi tutte, cominciano a respingersi una con l'altra e quindi, essendo in assenza di gravità, si dispongono in maniera tridimensionale come se fossero un cristallo. E quindi riusciamo, e dopodiché a quel punto gli applichiamo un disturbo e riusciamo a studiare a livello macroscopico quello che succede nei cristalli a livello microscopico. Noi non possiamo osservare, è difficilissimo riuscire a osservare il singolo atomo, noi qua studiamo il cristallo. E ad esempio quello che ci raccontavano, sono riusciti a osservare, è che le dislocazioni nei cristalli, molto importanti per l'elettronica, si muovono più velocemente della velocità del suono in quel materiale, che è una cosa che prima sembrava impossibile. C'era una legge, secondo cui si pensava non fosse vero. Hanno misurato qualcosa che a livello atomico non si riusciva a misurare. Cosa serve fare nello spazio? Di nuovo, perché questo sulla Terra si riesce solo a fare in maniera bidimensionale. Si fa uno strato e poi non si riesce a fare tridimensionale, perché la gravità schiaccia verso il basso e disturba. Siamo in assenza di gravità e riusciamo a farlo in maniera tridimensionale senza disturbi. Andando ancora avanti, troviamo HRF1 e HRF2, quindi strutture per la ricerca umana, sono due laboratori di proprietà americana. Io dico di proprietà americana perché sostanzialmente vuol dire che il responsabile delle operazioni di questi armadi, di questi laboratori, è americano. Ma poi molto spesso si fanno attività in cui l'astronauta usa più laboratori insieme. Questi di nuovo contengono sistemi medici, qui vedete una centrifuga per il sangue e cose per l'ecografia contengono, quindi fanno ad esempio analisi agli occhi. Una cosa che ad esempio si studia, che si è trovata, è che quando si vive per lungo tempo in assenza di gravità, la vista ha degli impatti. Ovvero gli astronauti tornavano e cominciavano a non vederci più bene e dovevano portare gli occhiali. E si sta cercando di studiare perché, quindi si fanno ecografie all'occhio e al nervo ottico per cercare di capire perché. E hanno trovato che l'occhio si accorcia, ovvero l'opposto della miopia. Nella miopia, io sono miope, il mio occhio non è più esattamente sferico, ma si è un po' allungato e quindi i raggi non arrivano sulla retina più esattamente a fuoco e io ci vedo male. Con gli occhiali aggiusto questa cosa. Bene, gli astronauti che erano miopi, dopo che hanno volato, sono tornati e ci vedevano bene, perché l'occhio si accorcia. Quelli che invece ci vedevano bene tornano e diventano ipermetropi, si dice, no? È una cosa che si è scoperta e si sta ancora studiando, perché ovviamente il problema con le analisi sugli esseri umani è che non basta un campione, non basta una persona. Per avere un risultato scientifico decente bisogna avere 50, 100 persone. Quando si fanno le ricerche sulla Terra è facile, si prendono persone, si va in ospedale, si cerca quante persone ci sono. Ma quando si deve fare nello spazio, noi girano ogni anno 12 astronauti. Quindi se vogliamo avere un campione di 50, comunque come minimo ci vuole 5 anni per poter fare questo. E magari l'esperimento dura un giorno, non è che 5 anni fanno questo esperimento. Noi seguiamo, magari facciamo una misura il giorno in cui arrivano a bordo, poi dopo 3 mesi e poi dopo 6 mesi appena prima che scendano.
Poi lui torna e va bene, abbiamo i dati, ma dobbiamo avere 50 dati, quindi dobbiamo aspettare che salga su un altro astronauta, che salga un altro e così via. Quindi sono esperimenti di lunga durata che hanno bisogno di tempo. Ma non è tutto ancora. Oltre alle cose all'interno, Columbus ha anche delle piattaforme esterne per esperimenti fatti all'esterno. Perché c'è un'utilità anche nello stare all'esterno. Invece di essere un satellite, se io lancio un satellite con degli esperimenti scientifici a bordo, questo satellite dovrà avere un controllo d'assetto per stare in orbita nel posto giusto, dovrà avere dell'energia elettrica, quindi dovrò dargli dei pannelli solari, dovrà avere un modo per contattare Terra, quindi dovrò dargli un sistema di comunicazioni. La stazione spaziale Columbus offre tutto questo, quindi uno scienziato che vuole fare un esperimento all'esterno non deve costruire tutto quello che è di supporto all'esperimento, perché glielo diamo noi. Columbus ha questi all'esterno, qua sopra abbiamo questa piattaforma che si chiama Solar, che facile da capire, osserva il Sole, studia il Sole, e ormai è 8 anni che sta su e analizza il Sole e cerca di capire i fenomeni all'interno del Sole. Perché lo facciamo in orbita? Perché è facile, siamo fuori dall'atmosfera, quindi non ci sono le nuvole a disturbarci. Un altro esperimento che ho recentemente installato, abbiamo installato a fine 2014, era Pizzcat. Tra l'altro quando si vede il video, questa antenna ruota veramente a questa velocità, quindi dà molto un'idea fantascientifica, si vede questa antenna che ruota, non un po' più. Questo è uno scatterometro che studia i venti, l'atmosfera terrestre, e che aiuterà a produrre dei modelli dell'atmosfera terrestre che verranno utilizzati per migliorare la meteorologia. Quindi fra 10 anni, forse, avremo dei modelli migliori e riusciremo meglio a prevedere il tempo. Oggi dicevano che oggi sarebbe piovuto, c'è il sole, quindi ancora c'è dei miglioramenti da fare, evidentemente. Poi abbiamo queste telecamere che sono messe qua sotto, HDEV, sono delle telecamere in alta definizione, sono sempre accese, si possono vedere su YouTube, c'è un canale in cui si possono vedere, che osservano la Terra. Semplicemente sono telecamere normali, c'è una Canon, una Nikon, tutte telecamere commerciali, e noi stiamo solo studiando come deteriorano nel tempo, perché nello spazio, non avendo l'atmosfera che ci protegge, abbiamo molte più radiazioni. Queste radiazioni vanno a sbattere contro il sensore e lo rovinano. Nel tempo si deteriora. Stiamo semplicemente studiando le varie telecamere di vari produttori diversi, come si deteriorano nel tempo. E questo è molto importante quando vorremmo andare magari a fare missioni di lunga durata nello spazio. E poi ne abbiamo ancora uno, che è Vessel ID, ovvero è un sistema che identifica le navi. Ogni nave ha a bordo un AIS, Automatic Identification System, che è un segnale che manda ai satelliti per identificarsi, per far sapere dov'è. La stazione, essendo sempre in orbita e gira molte volte intorno alla Terra, raccoglie questi segnali e quindi mappa dove è ogni nave. E quindi è importante nella navigazione. E se non sbaglio, un paio d'anni fa c'era stata una nave che dopo una burrasca non si trovava, è stata trovata grazie a questo sistema. Abbiamo identificato dove fosse questa nave nell'oceano perché ha comunicato con la stazione spaziale, ci ha detto sono qua, c'è sempre qualcosa lassù che gira intorno alla Terra e una volta al giorno passa più o meno sopra ogni posto e riesce a trovare le navi. Vi ho parlato di molti, molti esperimenti, questi sono più o meno quelli che facciamo. E questi sono all'esterno, quelli di prima erano all'interno invece. Ognuno di questi esperimenti viene controllato da un centro di controllo diverso. Il centro di controllo di Monaco di Baviera, che voi vedete qua in mezzo, è quello da cui controlliamo Columbus. Tutti gli altri piccoli centri di controllo sparsi per l'Europa, e ce n'è anche uno a Huntsville in Alabama, sono quelli che invece controllano l'esperimento. Quando dico controllare vuol dire che sono quelli che mandano il comando, schiacciano un pulsante e lo accendono lassù, che magari cambiano la configurazione, aprono una valvola, chiudono una valvola, accendono una luce, queste cose così. Abbiamo tutti questi centri di controllo che sono sparsi per l'Europa e che parlano con diciamo, noi li coordiniamo dal centro di controllo di Monaco di Baviera. Okay? In più, ognuno di questi centri di controllo, poi non è lui lo scienziato, poi loro sono collegati a qualche professore in qualche università che è quello che ha ideato l'esperimento. Quindi un professore dall'Università di Genova, dal suo ufficio, riesce a leggere i dati del suo esperimento che sta avvenendo in quel momento in orbita, grazie a questa rete. E come potete vedere dalla cartina, la stazione spaziale è a 400 km di quota, non è tanto lontano, vuol dire se potessimo guidare verso l'alto sarebbe un paio d'ore di macchina.
un po' di più forse, tre. Quando la stazione passa sopra Columbus, gli astronauti sono i membri del team più vicini a me, perché altri membri sono a migliaia di chilometri di distanza. È una cosa veramente grande. E ora cominciamo a vedere come si arriva a costruire quello che è la pianificazione di quello che vi ho spiegato. Voglio mettere l'accento su questa cosa della pianificazione, perché spesso si ha sempre l'idea mi alzo oggi e faccio questo. Arriva lo scienziato, si sveglia e ha l'idea. No, stiamo parlando di cose che vengono pianificate accuratamente anni prima. Ogni minuto che l'astronauta passerà in orbita comincia a essere pianificato anni prima. Qui stiamo parlando di circa un anno e mezzo prima di quando l'astronauta volerà. Ovvero l'astronauta è ancora sulla Terra, sta ancora facendo addestramento e noi stiamo già pensando a cosa lui farà il 15 maggio del 2017. Arriva lo scienziato e dice all'agenzia spaziale: vorrei fare questo esperimento. Ah, va bene, l'agenzia spaziale seleziona gli esperimenti più importanti in base a priorità e dice: in quel periodo faremo quell'esperimento. Allora il centro di controllo magari di Lucerna produce questa richiesta di pianificazione in cui comincia a dire: l'attività durerà un'ora, avrà bisogno di 2 kW di potenza, non potrà essere accesa in contemporanea con quell'altro perché si disturbano, perché lui ha bisogno di avere un'ottima assenza di gravità, quindi non ci potrà essere un'attività di fianco in cui c'è molto disturbo e molte vibrazioni e cose così. Quindi le condizioni al contorno producono questo foglio che poi finisce in mano a un membro degli EPIC. Ora io oggi parlo di team, quindi quando dico EPIC vi sto parlando di un gruppo di 10 persone almeno. Allora, devo fare noi lavoriamo di 6 mesi in 6 mesi, no? Quindi, perché ogni 6 mesi gli astronauti cambiano. E per noi la pianificazione, noi lo chiamiamo incremento, non ho ancora capito bene da dove arriva la parola, ma si chiama incremento. In questi 6 mesi ogni team avrà un responsabile, ovvero non significa che lavorerà solo lui, tutto il team lavorerà, ma lui sarà il coordinatore del team. Quindi gli EPIC avranno un increment lead, che sarà il planner principale, che raccoglie tutte le richieste di pianificazione e comincia a mettere insieme questa cosa. Iniziamo a 18 mesi prima, un anno e mezzo prima, ovvero, come dicevo prima, cominciamo a mettere ogni singola attività giorno, per l'astronauta, per 6 astronauti. Cominciamo a mettere: quel giorno si può fare quello. E perché è così difficile? Perché bisogna coordinare 6 astronauti con varie agenzie e varie nazioni in giro per il mondo. Quindi bisogna fare combaciare tutto in modo che funzioni. Ricordate sempre che bisogna ottimizzare, bisogna evitare che si perda un minuto, perché ogni minuto è 10.000 euro. Questa cosa viene raffinata per, un anno circa, e viene migliorata. E dopodiché, quando siamo a un mese circa prima dell'attività, traduciamo questa US, si chiamava prima, in il monthly lookahead plan, ovvero il piano del mese. E qui stiamo dicendo veramente, qui io ho preso una cosa a caso, ogni giorno le attività che vanno fatte. Queste sono solo quelle di Columbus. Io ovviamente sto parlando sempre solo di un decimo della stazione spaziale, quindi immaginate che poi questo va moltiplicato per 10 o anche un po' di più. Ancora non vediamo però le barre di cui parlavamo prima, no? Stiamo ancora parlando nel giorno, non abbiamo ancora deciso a che ora fare cosa. E siamo a un mese. Dopodiché, a 2 settimane prima dell'attività, e sta per esecuzione, che vedete qua, e meno due settimane, quello che viene chiamato Weekly Look Ahead Plan, WLP. Cominciamo per la prima volta a vedere le barre. Ed è la prima volta in cui abbiamo il giorno, e diciamo: sì, ma non basta il giorno, dobbiamo anche sapere a che ora farlo. Quindi questa attività verrà fatta alle 7.45, quest'altra attività verrà fatta alle 8.30, quell'altra alle 8.35, e così via. Fino a fare tutta la sequenza di tutta la giornata dell'astronauta. Questo viene fatto 2 settimane prima, per tutta la settimana. Quindi entro la domenica si fa fra 2 settimane quello che succederà per una settimana. Poi, ancora non abbiamo finito, quando manca 2 settimane meno un giorno esce lo short term plan di ogni giorno. Quindi sostanzialmente vuol dire che è a 8 giorni di distanza. Il lunedì oggi stanno preparando il piano, stanno rivedendo per la quinta volta almeno il piano di lunedì prossimo.
di nuovo per far combaciare tutto e per evitare che ci siano troppi minuti persi qua in mezzo. E qui arriviamo a E-7, quindi 7 giorni prima dell'attività, è la prima volta che noi al centro di controllo, quindi nella stanza di controllo, vediamo veramente il piano, noi, ok? Perché gli EPIC lavorano in un altro ufficio separatamente e lavorano su questo. Non è ancora finita. A quel punto mancano 7 giorni all'attività, noi facciamo la E-7, ovvero l'attività fra 7 giorni. In realtà l'attività è fra 6 giorni, io sono 7 anni che lavoro in Columbus, ancora non ho capito perché il piano fa 6 giorni si chiama E-7, l'ho chiesto a un sacco di gente, nessuno mi sa rispondere. Poi lo rivediamo di nuovo 3 giorni prima e poi lo rivediamo di nuovo il giorno prima. Vuol dire che nell'ultima settimana, cioè quello che stanno facendo oggi, lassù, è stato rivisto 4 volte nell'ultima settimana, è cambiato, è aggiustato. Ovviamente non sono cambiamenti grossi, ma sono sempre ottimizzazioni. Questo per dire che lavoro immane viene fatto di pianificazione per mettere insieme tutto questo. In console abbiamo un membro del team degli Epic, che dicevo, quindi non sarà quello che è l'increment lead, ma sarà uno degli altri, che a rotazione ogni giorno sta in console e si occupa di coordinare queste revisioni. Mentre noi del centro di controllo le revisioni le facciamo, quindi l'esperto è magari l'esperto dell'esperimento, vede che il suo esperimento è messo di fianco a un altro esperimento che non va bene perché c'è interferenza o per esempio di spazio, semplicemente, perché sono troppo vicini e due astronauti a fare l'attività lì non ci stanno. E quindi le spostano e le aggiustano in questo modo. Questo è a quel punto, all'E-1, il giorno prima, finalmente abbiamo il piano. Se io cambio il punto di vista e mi vedo dalla console, vuol dire che ogni giorno, anzi ogni turno, perché noi facciamo 3 turni al giorno per stare 24 ore, ogni persona rivede il piano, 3 piani diversi. Quindi io oggi, se fossi in console, rivedrei il piano di domani, rivedrei il piano di fra 3 giorni e rivedrei il piano fra 6 giorni e guarderei se ci sono errori e do input per il cambio. Bene, adesso l'abbiamo pianificata l'attività. È lì, pronta. Alex, nostro astronauta tedesco, deve fare Energy. Energy è un esperimento che di fisionomia umana, che studia l'energia consumata dal corpo umano quando è a riposo. Perché? Perché sulla Terra non siamo mai a riposo. Io sono in piedi, ma voi siete seduti. I vostri muscoli in questo momento stanno dando infiniti microimpulsi per stare in equilibrio. Quindi non state consumando veramente a riposo. In assenza di gravità è veramente a riposo. L'astronauta deve stare sveglio, non può dormire perché quando dorme cambia, consuma energia, ma sta completamente fermo per circa un'ora, mentre noi misuriamo l'ammontare di ossigeno che assorbe. E quindi calcolando quanto ossigeno entra e quanto ne esce, facciamo la differenza, vediamo quanto ne ha preso e da quello vediamo l'energia consumata. E in questo modo riusciamo a calcolare l'energia consumata dal corpo umano in totale riposo, cosa che sulla Terra non sarebbe possibile. Alex però, questa cosa ha fatto addestramento, si sono addestrati per anni, ma magari l'ha visto un anno fa. E quindi non possiamo pensare che si ricordi esattamente come deve fare ogni cosa. E soprattutto non possiamo pensare che debba stare lì a pensare di ricordarsi, che di nuovo i minuti contano e passano. Quindi lui non deve sprecare tempo. Quindi ha ogni attività che fa un astronauta, tutti, durante la loro giornata, seguono pedissequamente delle procedure. Cosa sono queste procedure? Sono semplicemente delle liste di cose da fare. Noi li chiamiamo step, passi. Cosa fai? Allora, comincia, io qui ho messo un esempio, comincia dallo step 1, no? E vai avanti e leggi, dunque, devo fare questo, prendere il cacciavite, step 2, avvitare di 4 giri. Step 3, prendere la pinza e svitare l'alto di 5 giri. Step, e vai avanti così, montare la cosa. E poi arrivi ovviamente a passi in cui sono molto più complicati, non è semplicemente avvitare o svitare una vite. Per esempio, come far passare questi tubi senza che si incrocino uno con l'altro, che non è per niente facile, abbiamo avuto problemi qualche volta. Allora, quello che abbiamo è anche che della documentazione di supporto, noi la chiamiamo documentazione di supporto alle operazioni, ovvero lui ha bisogno di vedere come si mette questa maschera, sa nella sua barra, che qui ho fatto bella grande, Energy, che c'è questo simbolino bianco, fa un doppio clic, gli si apre la procedura, nella procedura ha un link, clicca lì e gli viene fuori un video di un istruttore a terra che si è messo la maschera, gli fa vedere come si deve mettere la maschera. Tutte queste procedure ovviamente sono fatte, riviste,
riadattate, ottimizzate ogni volta ci sono problemi. Il Comet, che è quello di cui parlavo prima, che è di nuovo una persona in console che si occupa della pianificazione, si occupa anche di gestire questi documenti di supporto, di far sì che i documenti di supporto a terra siano gli stessi che sono sulla stazione spaziale, perché poi noi li aggiorniamo, ma bisogna mandarli agli astronauti, e se capita che la versione è diversa, e poi cominciano a esserci di nuovo incomprensioni, si perde tempo, si buttano via soldi. Poi adesso l'astronauta ha la sua procedura, ma anche ha bisogno di prendere le cose. Allora, Columbus è, la stazione spaziale in generale, un magazzino enorme, contiene decine di migliaia di oggetti, intorno ai 100.000 siamo forse, ovvero oggetti diversi. E io di nuovo non posso pensare che l'astronauta Samantha deve fare la sua attività, per esempio qua, di fare un campionamento dell'acqua. Non posso pensare che lei vada a ricordarsi o vada a cercare dove è la bustina che deve prendere per il campionamento dell'acqua, dove è la siringa che deve usare. Deve avere qualcuno che prima di lei, a terra, è andata a cercarla in un sistema informatizzato, ovviamente, e gli prepara quello che è, noi la chiamiamo storage note, nota di stivaggio. C'è un sacchettino qua, lei vede il sacchettino, fa un doppio clic e gli spunta fuori una cosa tipo questa, in cui vede per esempio che lo specchietto per fare, tipo quello per guardare, inspection mirror, è posizionato nel nodo 1, nella posizione D4G2, che insomma è un codice, e sa che sarà là. Quindi lei saprà, ha tutta la lista delle cose che gli serviranno, quindi prima di fare l'attività Samantha andrà e prenderà tutte le cose che le servono e se le porta lì. E avendo la lista è molto più facile, perché non deve andarsela a cercare da sola, va e le prende. E poi deve anche sapere dove rimetterle, perché le perdiamo. Stiamo parlando per Columbus solo di 6.000 oggetti. Se ne perdiamo qualcosa, e le cose si perdono sulla stazione spaziale, è strano, è un ambiente chiuso, ma si perdono semplicemente perché volano via. Chiede se muovo il microfono, cade. Ma se io sto facendo qualcosa, mi distraggo un attimo, appoggio il microfono lì, vola via e va dall'altra parte, magari lo perdo. Se si parla di qualcosa di grosso come un microfono, no. Se si parla di una penna, spesso si perdono. Quindi va tracciato tutto, dove viene messo, dove viene preso, dove va rimesso. La posizione in console che se ne occupa è Cosmo, quindi storage e maintenance, storage e stivaggio, che tutti i giorni prende tutte le attività che abbiamo del giorno dopo, le guarda e va a guardare tutte le cose che servono e gli fa questa lista. Questo per ogni singola attività di quella che avete visto nelle barre. E adesso quindi abbiamo l'astronauta, la nostra Samantha, qui in questo caso, ha la procedura che sa passo passo e sa dove deve prendere ogni cosa. E qui vi ho preso questo esempio, io questa foto la uso spesso perché per farvi rendere conto di quanto può diventare incasinata la situazione lassù. Non abbiamo molto spazio, veicoli che vanno su e c'è il problema di buttare via la spazzatura. Come si butta la spazzatura? Non è che posso uscire e andarla a buttare di sotto. E non posso neanche buttarla fuori dalla finestra, perché se mi ritorno dopo un'orbita mi viene a sbattere a una velocità di 10.000 km all'ora, mi fa un buco. Quindi va buttata via in maniera controllata. E quindi quando arrivano i veicoli che poi se ne vanno, questi veicoli si portano via la spazzatura. Ma ci sono periodi, quando il veicolo è appena arrivato e prima che se ne sia andato, in cui la stazione è piena di roba, letteralmente. Questo era durante una missione Shuttle, stiamo parlando del 2008, e diciamo eravamo agli inizi di Columbus, per noi è stato un po' un trauma, abbiamo visto questa foto e ci siamo messi a piangere, ci siamo messi i capelli dritti. Perché? Perché questo dà un problema alle operazioni. Capite che se io devo usare R3 che sta qua, l'astronauta non può andare a fare attività perché è ostruito da tutto, quindi dovrà perdere del tempo per spostare le borse, spostarle e fare spazio, e poi rimettere lì. Quindi si cerca di ottimizzare questo. Fortunatamente negli anni siamo un po' migliorati, ci siamo dati da fare, ora la situazione diciamo è un po' più ordinata. Però vedete che ci sono sempre molte borse, quindi quando noi dobbiamo fare attività di HRS abbiamo tutte queste borse, verranno spostate, quindi tempo che si butta, ma purtroppo non se ne può fare a meno perché non abbiamo spazio. Tempo che viene buttato per spostare una borsa da qui a lì, fare l'attività e poi rimettere la borsa da lì a qui. E dici, sì, ma quanto ci vuole? 30 secondi. 30 e 30 fa un minuto 10.000 euro. Questa foto è anche molto bella, secondo me, perché vi dà una cosa, non so se ci fate caso. Vedete qualcosa di strano in questa foto? Le cose sono tutte sul pavimento. Eppure siamo in assenza di gravità, perché non le mettiamo sopra le cose? Non è che c'è bisogno di mettere sul pavimento. Sono messe tutte lì, e questo è semplicemente perché gli astronauti comunque si sentono meglio. Si sentono in un ambiente più comune, più terrestre, più
simile a casa loro, le cose le mettono per terra, perché a mettersi le cose nei muri laterali di sopra, vedete, le luci sono di sopra, perché si vuole sempre dare un orientamento che non gli faccia perdere il senso dell'orientamento, appunto, perché l'astronauta lavora meglio se lavora in un ambiente in cui è abituato. Ovviamente l'astronauta prima di andare su ha vissuto 35 anni sulla Terra e quindi è abituato ad avere le borse per terra e non sul soffitto. Qualcos'altro anche, le cassette degli attrezzi. Di nuovo, Samantha, che deve fare la sua attività per andare a fare il campionamento dell'acqua, deve andare a aprire dei pannelli e ha bisogno del cacciavite, anzi ha bisogno della chiave a brugola del 6. Dice, oh, non ce l'ho, aspetta, vado alla ferramenta. No, non può farlo. Non può comprarsi tutto, quindi dobbiamo avere tutto a bordo, tutto pronto. Ogni cosa, c'è una quantità di attrezzi che veramente fa invidia a un ferramenta. C'è di tutto, dalla fega a tutte le punte dei trapani, cacciaviti, avvitatori elettrici, di tutto, delle cose che... E di nuovo, io qui vi ho messo un po' di foto prese da procedure, appunto, vedete, abbiamo veramente di tutti i tipi. Di nuovo, non possiamo pensare che, in questo caso, qui c'è Alex nella foto, non possiamo pensare che possano perdere tempo a decidere che punta gli serve. Glielo dobbiamo dire. Quindi saprà che l'utensile per quello step in quella procedura è la brugola del 6. E la va e la prende. E poi ci sarà lo step successivo, quindi ci vuole qualcuno che prepara tutto ciò. Ed è sempre il corpo, quindi era quello, prima era parlato di stowage, adesso parlo di maintenance, il mantenimento, quindi la manutenzione. C'è il Cosmo che di nuovo si occupa di tutte le attività, di far sì di sapere quali sono gli utensili disponibili a bordo e dire all'astronauta, guarda che hai bisogno, oggi avrai bisogno di questi strumenti, ma mi raccomando rimettili a posto perché se si perdono è un casino. E adesso, qui abbiamo sempre Alex, ha letto la sua procedura, ha raccolto tutti gli utensili che gli servono, tutte le cose che gli servono, che cos'altro gli serve? Per esempio gli serve la luce, ci deve vedere per fare le cose. Quindi ci sarà a bordo in Columbus un sistema Electric Power Distribution System, un sistema che distribuisce l'energia elettrica, che prende energia elettrica dai pannelli solari, la trasforma alla tensione che serve, la distribuisce nei vari moduli e la porta ad esempio qui fino alle luci. Quindi l'astronauta, grazie al sistema IPDS, può vederci, può vedere perché ha una luce, sennò sarebbe al buio. Non solo, noi possiamo vederlo con una telecamera. Lui può parlare con noi attraverso un microfono e noi possiamo parlargli attraverso delle casse che qui non si vedono. Com'è possibile? Perché abbiamo un sistema di comunicazione, COMS, Communication System, che si occupa di prendere il video da là e farlo arrivare fino a terra, fino al nostro centro di controllo. Si occupa di prendere il segnale audio di noi che parliamo in una cuffia e lo fa arrivare a bordo fino alle casse con cui lui deve parlare. Poi cos'altro ha? Ha un sistema di data management, gestione dei dati. Lui attraverso il computer può vedere tutto quello che succede nel modulo. Quindi può per esempio, se lui nella sua procedura deve cambiare la velocità a un ventilatore, come fa? Va nel computer, avrà un display dei ventilatori, scrive 4500, invio e il ventilatore cambia. Perché? Perché ci sono dei computer che qui non si vedono, sono nascosti dietro, che gestiscono il tutto e tengono tutto in piedi. Questo è il data management system. E poi cos'altro? Delle cose che non si vedono bene, ma che si possono notare. Alex è in maglietta, nello spazio, in cui al sole sei a 200 gradi e in ombra sei a meno 200. Respira ossigeno e aria pulita e sta in maglietta. Perché? Perché ha due sistemi, il sistema di controllo termico e il sistema di controllo ambientale e supporto alla vita, che controllano la temperatura in maniera costante, fanno sì che la temperatura nel suo ambiente sia, noi lo chiamiamo short sleeve environment, ambiente per maniche corte, circa 23 gradi, umidità circa 40%, aria che si muove a una certa velocità, cioè che senta un po' di brezza, ma non troppo perché sennò la penna vola via dall'altra parte troppo veloce, gli dà troppo fastidio, e così via. E tutto questo funziona. Il sistema termico cosa fa? Poi prende questo calore prodotto dall'elettricità per effetto Joule, lo raccoglie, lo porta via con un sistema attivo fino ai radiatori che lo mandano verso lo spazio. Quindi abbiamo tutti questi vari sottosistemi che permettono all'astronauta di fare la sua attività. E noi non vogliamo che l'astronauta si occupi di questi sottosistemi, perché ce ne possiamo occupare da terra mandando i comandi da lontano, ovvero controllandoli da lontano. Io non chiederò a un astronauta di cambiare la velocità della pompa del sistema termico, perché lo posso fare dalla mia console schiacciando un mouse.
Allora non farò, grazie al sistema di telecomunicazioni sempre, che manda il segnale elettromagnetico fino alla stazione spaziale. Quindi non chiederò all'astronauta di farlo, avrò bisogno di qualcuno che si occupa di tutto questo. Questo qualcuno è Stratos, che è un'altra posizione nella sala di controllo, un'altra scrivania, dove c'è una persona che ha una serie di monitor che vede questi sottosistemi. Questi sottosistemi lui li vede così. Questo è come lui vede i sottosistemi. Ovviamente non è che vede il ventilatore, vede la velocità del ventilatore. A che numero di giri gira, magari che quanta corrente assorbe e così via. Ha vari display in cui vede ogni cosa e poi lui attraverso questi display può cambiare la configurazione, può accendere qualcosa, può spegnere qualcos'altro e così via. Ci vuole una persona che se ne occupi da terra. E come fa questa persona a terra a vedere questi dati? Noi chiamiamo telemetria, ovvero dati che passano attraverso l'etere e arrivano fino a noi e dicono quel ventilatore sta girando a quella velocità, quell'altra pompa gira a quella velocità, quella valvola è aperta, quella luce è spenta, quella corrente assorbita e così via. Può perché c'è un sistema, un'infrastruttura enorme, che prende il segnale elettromagnetico inviato dal sistema di comms, che dicevo prima, di telecomunicazioni, lo manda a dei satelliti geostazionari, TDRES, Telemetry Data Relay System, che sono una costellazione geostazionaria in orbita. Da lì questi satelliti prendono il dato, relay, lo mandano verso terra, a White Sands, che è una stazione di antenne negli Stati Uniti. Da White Sands questi dati vengono convogliati verso Houston e da Houston vengono mandati verso di noi, attraverso cavi di terra e cose così. Tutto questo è tutto ciò che permette a Flight Director Simon in console di vedere il dato di telemetria. E ovviamente, se qualcosa qua si rompe, corrisponde a se si rompesse a bordo, non cambia niente, è a terra, ma se mi si rompe e non mi arrivano più i dati di telemetria, o se non riesco più a sentire l'audio dell'astronauta che mi sta parlando, o se non riesco più a vedere il video e così via, l'attività si ferma e i 10.000 euro cominciano a contare e vanno avanti. Quindi abbiamo bisogno di due persone che fanno parte del ground control team, che si occupano del sistema di ground, il sistema di terra, e tengono tutto insieme, tengono tutto in piedi, di modo che noi, nella sala di controllo, noi siamo flight control team, volo, ci occupiamo delle cose che volano nello spazio, abbiamo il ground control team che ci tiene insieme l'infrastruttura che fa sì che noi flight controller possiamo vedere il tutto e possiamo farlo funzionare. E qui abbiamo parlato delle persone che stanno, diciamo, in prima linea. Cominciamo a parlare delle persone che stanno in seconda linea. Se non muore, ok. Che stanno in seconda linea. Ad esempio, le anomalie, perché le cose si rompono, non c'è niente da fare. Abbiamo una, due anomalie al giorno di media. Stiamo parlando di cose piccole, non stiamo parlando di cose grosse, ma magari c'è un sensore che dà i numeri e comincia a dare numeri sballati, o c'è un ventilatore che comincia a assorbire più corrente di quella che dovrebbe, e così via. Allora, abbiamo bisogno, noi che siamo nel centro di controllo, possiamo, per esempio, se il ventilatore dà i numeri, passiamo al ventilatore ridondato, ne abbiamo un altro che funziona, era spento, lo accendiamo, spegniamo quello e poi ci vuole qualcuno che però cerchi di capire cosa è successo, perché non è che io prendo e lo cambio, perché prendo un nuovo ventilatore, mandarlo su, far passare 3 ore di astronauta di attività e così via, immaginate quanti milioni di euro siamo. Ci vuole qualcuno che analizzi e vede cosa si può fare per aggiustarlo. E questo è il team dell'ingegneria. L'ingegneria sono praticamente le persone che hanno costruito il modulo, sono i super esperti, sanno ogni singola cosa, e quando un'anomalia è successa si mettono lì e seguono il processo di risoluzione delle anomalie, fanno delle riunioni in cui cercano, analizzano la telemetria, fanno trend analysis, ovvero analisi del trend, come si dice in italiano, dell'andamento. E poi magari ci dicono, ok, abbiamo capito che è questo, dobbiamo provare a fare qualcos'altro. Ci arriva a me, che sono in console, mi dice, ok, prova a fare questa cosa, prova a accenderle e mandare questi comandi, ci dà delle istruzioni. E poi preparano anche le attività per magari aggiustare le cose che sono rotte. In questo caso Samantha sta cambiando un filtro HEPA, High Efficiency Particulate Air Filter, cioè alta efficienza, che è un filtro talmente fine che ferma anche i batteri, che è quello che si usa normalmente anche nel condizionamento dell'auto, penso, di tutto quanto. Quando noi vediamo che magari la telemetria che vediamo, misuriamo il delta di pressione, il salto di pressione da prima dopo il filtro, se il salto di pressione è troppo alto vuol dire che il filtro è tappato perché c'è un sacco di polvere. Allora bisognerà cambiarlo. Ci vuole qualcuno che prepara l'attività per cambiare il filtro, che sono quelli dell'ingegneria, quindi che ci supportano. Loro non fanno turni, stanno solo in orario d'ufficio, perché
non serve che rispondano immediatamente all'anomalia, abbiamo qualche giorno per lavorarci, quindi loro ci lavorano e ci danno le istruzioni. Poi bisogna occuparsi della sicurezza degli astronauti. E qui è un discorso delicato. Cosa vuol dire sicurezza? Perché non si può parlare, non esiste la sicurezza assoluta. In questo momento noi siamo tutti qua, ci sentiamo sicuri, ma potrebbe, ci sarà uno su un miliardo di possibilità che arrivi un asteroide, ci sbatte in testa, ci ammazza tutti, giusto? È bassissima la probabilità, ma non si può impedire. Per ogni cosa bisogna fare in modo che la probabilità che questo succeda sia sufficientemente bassa da essere accettabile. Quindi noi definiamo sicurezza, è un termine generico che denota un livello di rischio accettabile a bassa probabilità. Ovvero, se il rischio è che mi graffio, la probabilità può anche essere non tanto alta, cioè non tanto bassa, fa niente, al massimo mi graffio. Se il rischio è che perdo un occhio, magari la probabilità deve essere un pelino più bassa. E così via. Quindi noi facciamo in tutto in modo da avere un livello di rischio accettabile comparato a, cioè una probabilità accettabile comparato al livello di rischio. Ci vuole qualcuno che se ne occupi e bisogna fare in modo che l'astronauta abbia, noi li chiamiamo hazard control, appunto, controllo del rischio, dei passi nella sua procedura che gli impediscono di farsi male. E io qui adesso poi vi faccio gli esempi lì, ma voglio dire, cambiare una lampadina. Quando cambiate una lampadina, voi non è che semplicemente spegnete l'interruttore se siete assennati, andate a spegnere anche l'interruttore generale di casa. Perché? Mettete due controlli, non un controllo solo. Perché magari il primo interruttore non funziona, o perché comunque gli interruttori non hanno scritto on off, quindi non ti ricordi, visto che è bruciata, se quello è on off. Vai a spegnere il secondo controllo. È improbabile che entrambi i controlli non funzionino. Se la cosa è veramente rischiosa, ci vai a mettere un terzo controllo e vai a spegnere anche l'interruttore generale del palazzo, magari. Ovviamente, insomma, per una lampadina non lo facciamo, però... Questo è il concetto. In termini spaziali, per esempio, Alex qua doveva segare via una vite. Cos'è successo? Le cose quando vengono lanciate nello spazio, i lanciatori hanno delle vibrazioni enormi. Quindi quando lanciamo le cose, le lanciamo con degli anti-vibration mount, ovvero degli ammortizzatori, delle schiume per impedire, delle cose per proteggere. Qui bisognava proteggere lo schermo di una telecamera. Questo è di nuovo IML, che è un esperimento che insomma è stato molto complesso, molto automatizzato. Si rigava la telecamera con cui osserviamo il tutto. Mentre lanciavamo, buttavamo via tutto, spendevamo un sacco di soldi buttati, giusto? Quindi, quando Alex ha dovuto smontare queste cose per il lancio, tra l'altro io ero in console, ha detto, ah ragazzi, ma questa vite non si svita, che faccio? I miei esperti mi dicono, no, vai tranquillo, che la vite è resistentissima. Vai Alex, tira, trum, si è spezzata la vite. Ed è rimasta incastrata, è rimasto incastrato un pezzettino di vite. E a noi non è che ci servisse il buco, ma dovevamo andare a appoggiare la telecamera su quella superficie. Quindi la vite sporgeva e non andava bene, perché non riuscivamo a montare la telecamera. E quindi ci siamo dovuti inventare una cosa che è stata una prima assoluta, segare via un pezzo di vite in orbita. Però cosa c'è il rischio? Io, se voi sulla Terra mi mettete via a segare un pezzo di vite, che rischio c'è? Niente. Ma pensate che quando segate si forma limatura di ferro. E la limatura di ferro sulla Terra cade per terra, chi se ne frega. Nello spazio fluttua. E se gli va a finire negli occhi? Allora, un controllo che Alex fa è di mettere della schiuma da barba sulla vite, di modo che mentre sega, la limatura rimane lì. Ma non basta, perché il rischio che gli vada negli occhi, il livello di rischio è molto alto, perché può diventare cieco. E quindi mette un altro controllo, si mette gli occhialini. Un altro esempio, qui ha usato un seghetto e quindi usa dei guanti per non tagliarsi le dita. Ora, il responsabile della sicurezza è il flight director. Io, quando sono in console, sono responsabile della sicurezza dell'astronauta. Però ho bisogno di un esperto, che in questo caso è il PASO, che è l'esperto di sicurezza, che segue la preparazione. Quindi quando le persone scrivono la procedura, c'è una persona che dice, procedura, segare, fine. Arriva lui, no, non va bene, metti uno step intermedio in cui devi mettere la schiuma da barba, e metti un altro step intermedio in cui devi mettersi i guanti, un altro in cui devi mettere gli occhialini. E controlla che tutti gli hazard control, tutti i controlli di rischio siano a posto. Dopodiché, io che sono flight director, magari non li so tutti di memoria. Allora, preparazione di nuovo, il giorno prima, io so cosa succederà domani, scrive una nota in cui dice domani farai questa attività, l'astronauta tal dei tali farà questa attività, l'altro astronauta farà questa attività, e in queste procedure lo step 2.1 è un controllo del rischio per shock elettrico, lo step 5.6 è un controllo del rischio per... Insomma, questo è un po' particolare.
non è cambio prigione, limatura di ferro negli occhi, non ha un nome, insomma, però così. E quindi ci vuole qualcuno che si occupi di tutto questo, che è il PASO. Mica finita, ancora ce n'è. La salute degli astronauti. A me interessa molto, mi sta a cuore la salute degli astronauti, non perché, insomma, ma perché se l'astronauta è in salute lavora meglio, è più efficiente e spreca meno minuti. Ok? Allora, l'astronauta com'è che è in salute? Deve dormire abbastanza il suo numero di ore. Gli astronauti lavorano al massimo 6 ore e mezzo al giorno. Poi devono fare tutti i giorni almeno 2 ore e mezzo di esercizio fisico. Hanno una cyclette, hanno uno strumento per fare squat, che è quello che... hanno un tapis roulant. E con questo tutti i giorni, vediamo Paolo, Samantha e Luca, ho usato astronauti italiani perché insomma è sempre... Tutti i giorni devono fare 2 ore e mezza di esercizi, perché sono in assenza di gravità, di nuovo i muscoli non li aiutano quando sono seduti o quando sono in piedi, sono veramente a riposo, quindi se non lo fanno, quando tornano a terra non si reggono in piedi. E comunque fanno fatica a reggersi in piedi quando tornano, nonostante 2 ore e mezza di esercizi al giorno sono tanti. Devono dormire quelle 8 ore e mezza, perché se non dormono abbastanza il giorno dopo non sono concentrati e quindi magari perdono del tempo, o magari sbagliano qualcosa, o magari in un evento di emergenza non riescono a reagire abbastanza velocemente, quindi non si salvano la vita, e così via. E poi c'è anche l'aspetto psicologico, che è quello che queste persone stanno comunque 6 mesi in un ambiente confinato, sempre con le stesse 6 persone, lavorano 50 ore alla settimana, e quando finiscono non vanno a bere una birra con gli amici, o non vanno a rilassarsi con la famiglia a casa. Sono di nuovo con le altre 5 persone con cui lavoro tutto il giorno, non è che puoi cambiare. La privacy è molto ridotta, non possono fumarsi una sigaretta perché aprire la finestra non si può. E quindi quello che si cerca di fare è comunque di, ad esempio, pianificare la pausa pranzo insieme per tutti. Ovvero, perché noi potrebbero ognuno fare la sua attività e ognuno mangiare la sua ora, no. Cerchiamo di fare in modo che mangino tutti a sta ora, di modo che hanno un momento di convivialità, che li aiuta, li rilassa, insomma, tipo le pause caffè, le cose così. Bene, dice, io tutto questo lo so, che bisogno ho di avere una persona che se ne occupa? Il bisogno è che io, il mio interesse è di fare più attività possibili. E la mia attenzione nel fare più attività possibili per ottimizzare quello che viene fatto a bordo. Ho bisogno di qualcun altro, che in questo caso è l'ingegnere biomedico, che si occupa di controllare che quello che facciamo noi non vada a violare i requisiti per l'equipaggio, di modo che gli dia fastidio. Io queste cose le so, ma magari me le dimentico nel fare le cose, magari si rompe qualcosa e sto facendo un'attività inaspettata e vado a eccedere nella pausa pranzo dell'astronauta, o vado a eccedere negli esercizi e quindi l'astronauta potrà fare meno esercizi. Questa cosa va controllata. Il biomedical engineer, l'ingegnere biomedico, sta in console, nel centro di controllo, e mi ricorda queste cose, controlla, e di nuovo controlla nella pianificazione, quindi anche lui partecipa alla revisione della pianificazione e vede, no, scusate, domani state facendogli fare 7 ore, non va bene, 6 ore e mezza massimo, togliete qualcosa. Ovviamente se poi di nuovo è un livello contro la priorità, quindi certe volte se è qualcosa di veramente urgente, va bene, oggi ve la faccio passare, fate mezz'ora in più, ma settimana prossima mezz'ora in meno, e così via. Sembra una sciocchezza, ma l'astronauta deve essere sempre concentrato e focalizzato in quello che deve fare, senza fare errori, senza fare sciocchezze, senza perdere tempo, quindi è importante prendersi cura dell'astronauta. E a quel punto abbiamo parlato di un sacco di persone. Non abbiamo parlato ancora di chi è che parla con Samantha, in questo caso. Uno potrebbe dire, ma c'è bisogno, non possono parlargli tutti? Sì, ma il canale è uno, immaginatevi se sta facendo un'attività che coinvolge 4 o 5 posizioni diverse e tutti che parlano sopra, insomma, confusione, non si può. Bisogna evitare confusione, quindi una persona alla volta deve parlare. Vogliamo che sia qualcuno che è addestrato a parlare con gli astronauti, che sappia il linguaggio degli astronauti, si parlava prima di linguaggio, stamattina anche. Il linguaggio degli astronauti. E perché non può essere il flight director? Perché il flight director ha da pensare a tutti gli altri, e quindi vogliamo una persona specifica che noi chiamiamo Eurocom, per noi il comunicatore europeo. Gli americani lo chiamano Capcom dai tempi dell'Apollo, Capsule Communicator, quello che parlava con gli astronauti, che spesso è uno che è un astronauta anche lui, ma che è a terra, o comunque uno del giro, un addestratore, uno che li conosce molto bene, che sa il loro linguaggio. Allora, quando Samantha parla e dice, ah, ho visto questa cosa, noi lo sentiamo tutti. Ci sono tutte le persone che si stanno occupando dell'attività, che sentono e danno la risposta alla domanda di Samantha.
avviene un coordinamento e poi si dice all'Eurocon va bene, rispondigli e digli questa cosa. Quindi è una persona che si occupa. Perché? Perché qui avviene il coordinamento, quindi magari io mi perdo un pezzo di quello che sta dicendo Samantha. È inevitabile, uno ha solo due orecchie e ha solo un cervello, non riesce a seguire tutto. Quindi c'è qualcuno che si occupa solo di seguire le comunicazioni, Eurocom. Questa persona sta in console per noi solo quando ci sono attività, quindi la settimana, diciamo 16 ore al giorno, fanno due turni quando gli astronauti sono svegli, il che vuol dire che quando Eurocom viene a dormire, se ne occupa il file director di parlare, quindi in quel caso sarò io a parlare direttamente con gli astronauti, ma non è un problema perché non siamo in un periodo in cui ci sono attività, quindi insomma siamo cose, in genere sono cose piccole e quindi non è bisogno di gestirle. E abbiamo parlato di un sacco di persone oggi, ne manca ancora uno, che è quello che sta qua in mezzo, che è il flight director, che è quello che faccio io, il direttore di volo. Qua è la definizione dai documenti. Il responsabile di operare i sistemi, il responsabile di presentare gli input per la pianificazione di cui abbiamo detto, il responsabile della sicurezza del modulo e delle operazioni all'interno del modulo che siano sicure per gli astronauti, il troubleshooting, non so dirlo in italiano, la risoluzione dei problemi, delle anomalie, ok? Ma cosa vuol dire sostanzialmente? Per me vuol dire questo. Noi abbiamo visto un sacco di persone che lavorano a questa cosa e ogni singolo ingranaggio ha bisogno di lavorare con ogni altro ingranaggio, ogni dente ha bisogno di essere nella posizione giusta e l'ingranaggio va oliato in modo che funzioni in maniera ottimale per far funzionare il tutto. Il flight director non è esperto di niente, tutte le cose di cui vi ho parlato, io non sono un esperto di niente di tutto ciò, so un po' di ogni cosa, non sono il grande esperto, ci vuole qualcuno che metta insieme gli esperti e li coordini per farli funzionare come un team, come un orologio tutto insieme, che funzioni in maniera precisa e senza sgarri. E qui chiudiamo. Solo per concludere, quindi, io vi ho fatto vedere quanto lavoro c'è dietro ogni giorno di attività di un astronauta dentro Columbus, che è il modulo europeo della stazione spaziale, che rappresenta meno del 5% della stazione spaziale. Ci dovete aggiungere l'agenzia spaziale giapponese, i canadesi, i russi, gli americani, i centri di controllo di Houston, Huntsville, Mosca, Tsukuba. Mettete tutto insieme, immaginatevi che mole di lavoro è. Un astronauta non fa niente da solo, l'astronauta fa la sua attività, è specializzato nel fare l'astronauta, ma ha bisogno di qualcuno che gli faccia tutta la preparazione e che gli prepari la giornata e che lo segua in maniera che lui riesca a fare il tutto. Un flight director da solo non è niente, perché non è esperto di niente, ha bisogno di un team di esperti. Stiamo parlando di un lavoro sociale, di un lavoro di gruppo. L'uomo è un animale sociale, questo si riesce a fare quando si lavora tutti insieme. Una cosa del genere, bisogna lavorare insieme in maniera coordinata. Non è una cosa di un singolo, ma è un lavoro di una quantità immane di persone, stiamo parlando di migliaia di persone. E si riesce a fare qualcosa di, penso, di grosso e di emozionante. Grazie. La mia domanda è, ok, tu dicevi che cerchi di far lavorare, di coordinare tutti come se fosse un orologio svizzero, no, precisissimo, ma in realtà capita che a volte qualcosa vada storto? Come immagino, cioè credo che succeda, all'improvviso un'attività richiede più del previsto, c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe, appunto la vite si rompe, eccetera. Come c'è un reparto proprio apposta per la gestione delle emergenze? Cioè come fate a, anche solo a ripianificare la giornata? Sono io, bravo. Il flight director è quello che è responsabile di coordinare queste cose. Allora, c'è una cosa di cui le procedure, abbiamo delle procedure malfunction procedure, le procedure disposte per le anomalie, e abbiamo delle cose che chiamo flight rules, regole di volo, che sono decisioni prese in anticipo.
Ovvero c'è qualcuno che durante la preparazione, in parte anche noi al lavoro che facciamo, lavoro di ufficio quando non siamo in turno, pensiamo a tutto quello che può succedere. Cosa può andare storto e cosa facciamo se va storto in quel modo. E quindi nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, se succede qualcosa è qualcosa che era già stato previsto. E quindi abbiamo già una flight rule, già una procedura che ci dice come reagire. Nella minoranza dei casi abbiamo un modo per stabilizzare il sistema. L'esempio che faccio spesso è quello dell'ambulanza. L'ambulanza non cura il paziente, lo stabilizza e lo porta in ospedale. E poi in ospedale ci sarà il medico che lo cura e lo aggiusta. Noi questo facciamo. Noi portiamo il sistema in condizione stabile. Poi c'è il team di ingegneria, quello che io parlavo prima, il COLEST, COLIST, che coordina queste cose offline, quindi non in centro di controllo. Noi l'abbiamo messo in una situazione stabile, quindi abbiamo stabilizzato il sistema e loro magari dopo un paio di giorni di analisi e discussioni tornano e gli dicono due giorni quando va bene, se va male dura di più perché certe volte è più difficile. Tornano e dicono fai questo per aggiustarlo e io lo faccio, quindi in questo caso. Però sulla durata, per esempio, appunto la nostra responsabilità è quando le cose vanno storte è comunque assicurarsi, insomma, se è una cosa che va storta, molto storta, che c'è a rischio la vita dell'astronauta, si interrompe tutto, chi se ne frega, salviamo gli astronauti. Se è una cosa che magari si è rotto un esperimento, io cerco di aggiustarlo finché ho tempo, se poi la barra è finita e deve andare un'altra barra, non posso io col mio esperimento interrompere l'esperimento che sta facendo il tizio dall'Alabama, perché non sarebbe giusto, o comunque è una questione di priorità. Quindi i flight director, noi lavoriamo sotto l'autorità del flight director a Houston, e in tutto ci si parla e si coordina per le priorità e si cerca di capire cosa è importante fare prima e dopo. Intanto grazie per la presentazione, uno straordinario esempio di interdisciplinarietà, quindi di qui veramente il regno dell'ingegnere, no? Dall'ingegnere informatico all'ingegnere delle telecomunicazioni, il bioingegnere, quindi abbiamo veramente tutto quello che noi proviamo ad insegnare qui è applicato, quindi grazie dell'esempio. Per me è una soddisfazione particolare, io insegno pianificazione e scheduling tra alcune altre cose, modestamente io applico i metodi di scheduling ai sistemi di produzione, qualcosa ai sistemi di trasporto. Questo diventerà il mio nuovo esempio perché è entusiasmante, no? Immaginare che alcuni metodi siano applicati anche qui. Una curiosità, dicevi nella pianificazione naturalmente importantissimo il fattore tempo. Ok, quindi immagino che ottimizzo tutte le attività, l'assegnazione di tutte le risorse per minimizzare il fattore tempo. Ci sono altri termini di costo che vado ad utilizzare nella pianificazione delle attività? Avranno magari costi diversi le singole attività, oppure è estremamente vincolato il problema che sostanzialmente è solamente il tempo che mi guida? Allora, sì, ripeto la domanda perché il microfono funziona solo per la telecamera, no, è giusto, è così. E quindi quali sono, oltre al tempo, quali sono le priorità della pianificazione? È una cosa, noi abbiamo, c'è un Mission Science Office, cioè ufficio che si occupa della scienza della missione, che sta all'Agenzia Spaziale Europea, che per ogni incremento, per ognuno di questi 6 mesi, riceve tutte le proposte di esperimenti e valuta i costi in base al ritorno scientifico che ci si aspetta. E quindi quando arriva a noi non è una cosa che decido io. A me è già arrivato, allora io mi occuperò della missione di Tim Peake, dell'astronauta inglese, a fine di quest'anno. No, io so già che esperimenti farò. So che farò questo esperimento che si chiama Cytoskeleton, so che farò questo esperimento che si chiama Spheroids, anzi no, Cytoskeleton hanno deciso che non gli piace, non lo facciamo più. Lo facciamo dopo, è più bassa priorità. E ovviamente questa decisione è una decisione fatta in base ai costi e ai tempi che si occupa. Quando arriva lo scienziato e dice io vorrei fare un'analisi, per esempio c'era una, che prendo sempre molto bello come esempio, abbiamo portato dei funghi a bordo, semplicemente delle muffe, e le abbiamo messe lì e basta. Perché? Perché nella stazione spaziale ci sono le radiazioni, molte radiazioni sono fuori dall'atmosfera, no? Questo era portato da dei rumeni che di lavoro fanno restauro di castelli e che quindi con le radiazioni cercano di uccidere le muffe e cercavano di capire come le radiazioni influiscono. Ora, per dire, magari il ritorno scientifico di questa cosa non è grandissimo, però era semplicissimo, perché semplicemente cioè il tempo della stanza è da un minuto, l'hanno messo lì, l'hanno dimenticato per 6 mesi, poi l'hanno riportato giù. Quindi comunque è passato.
magari un altro invece ha un ritorno scientifico enorme, la cura, per dire, stiamo facendo, si fanno esperimenti medici recentemente, questo NASA sta facendo su, per malattie relative alla senilità, hanno una priorità altissima e quindi usano un tempo standard enorme. E dici, quindi come mai fanno, lo fanno lo stesso? Perché il ritorno scientifico che ci si aspetta è molto alto, quindi c'è una valutazione di questo tipo. Sì, ci sono, ma appunto sono fatte ancora a monte. Perché io, ecco, una cosa che non ho detto, io oggi ho parlato del centro di controllo di Columbus. Dietro c'è tutta un'infinità di persone che ci portano gli input a noi, quindi ci sono l'ingegneria, ci sono gli scienziati, ci sono tutti che mettono insieme, quindi è una cosa che viene fatta a monte e che a noi arriva già fatta, diciamo. È l'agenzia che è il cliente sostanzialmente, loro sono il cliente che pagano e decidono cosa fare. Allora, io volevo fare un commento innanzitutto, oltre al ritorno scientifico... La voce. Sì, oltre al ritorno scientifico ci vedo anche un grosso ritorno organizzativo, perché alla fine state facendo un lavoro talmente enorme che alla fine va di pari passo con quello scientifico, perché il lavoro organizzativo sembra quasi di più di quello che poi si ha come ripercussione sulla scienza. Io mi chiedevo sulle barre che vi ho fatto vedere, la prima barra aveva delle parti bianche e nere alternate e mi chiedevo che cos'erano. Sono mica dei periodi di buio dove non potete comunicare? No, ecco, quelle bianche e nere alternate è semplicissimo, giorno e notte. Perché la stazione spaziale gira in orbita e ogni ora e mezza fa un giro della Terra, quindi se tu sommi un bianco e un nero vedi che fa un'ora e mezza. La notte e il giorno non sono lunghi uguali, perché dipende dall'inclinazione dell'orbita della stazione spaziale rispetto a quella del Sole. C'è un angolo in tutti i parametri orbitali che si chiama angolo beta angle, molto importante, che è l'angolo tra il piano orbitale della stazione spaziale, che è sempre uguale rispetto al piano dell'eclittica, che è il piano dell'orbita del Sole, e quindi cambiando l'anno cambia anche l'orientamento, quindi cambia la lunghezza del giorno e della notte. Ci sono dei periodi in cui siamo sempre in giorno, siamo sempre illuminati, perché il piano è perpendicolare alla luce del sole, quindi non vai mai in ombra. Questo è. Non ha. Operativamente? Operativamente ha importanza per certe cose soltanto, per le cose all'esterno. Non ha molta importanza. Io non vi ho descritto tutto. Quello che ha molta importanza sono queste altre barre che vedi qua. Sì. Che sono i TDRS, che ho detto prima, i satelliti che trasmettono i dati. Quindi questo mi dice quando io ho comunicazione. Quindi quando sono qua in mezzo, non posso parlare con gli astronauti, non ricevo telemetria, non posso mandare comandi alla stazione spaziale. Gli astronauti lo sanno. Ora, vedi che è molto coperto, perché questi satelliti sono geostazionari, coprono l'intero pianeta. Quando abbiamo i buchi, in genere, è perché questi satelliti non sono usati solo per la stazione spaziale, sono usati dai militari, sono usati da altri clienti. Quindi abbiamo un higher priority call certe volte, e magari certe volte perdiamo un intero passaggio, perché arriva la telefonata a Houston di qualcuno che ha più alta priorità e dicono, scusate, dobbiamo prenderci i satelliti che ci serve, magari perché sono, non so, non voglio dirlo. Fisco di no, ma insomma, stiamo parlandone di cosa fanno quei satelliti militari, no? Però questo appunto, qui abbiamo quella sopra più grande, è la banda KU, che è U-band, gli elettronici delle comunicazioni. Io di nuovo non sono un esperto di questo, ma è una certa banda che ha ampiezza di banda grande, quindi ci permette di vedere, di mandare molti dati, e quindi quella che manda giù il video, che manda giù i dati scientifici, che sono molti. Quella più piccola è la S-band, che ha più copertura perché l'antenna deve essere a meno guadagno, quindi meno focalizzata ma più ampia, e quindi ha più copertura ma porta meno dati. E quindi però è più importante, lo usiamo per le cose estremamente importanti, tipo ad esempio la comunicazione vocale. Senza video posso stare, con la comunicazione vocale è più importante, o per mandare i comandi, per esempio. Quindi noi sappiamo che quando siamo qua, siamo nell'OS, è loss of signal e io posso correre a far pipì, perché intanto stare in console non serve a niente, non abbiamo contatto con la stazione spaziale. Innanzitutto grazie Sergio per la conferenza, che è stata molto molto bella. So che qualche mese fa, mi pare fosse intorno a gennaio, c'è stato un allarme riguardo a un problema per una perdita di ammoniaca. Quello che mi chiedevo è se ci puoi raccontare cosa è successo, visto dall'interno un pochino, e anche come l'avete vissuta sia voi sulla Terra che loro su, se ne avete parlato, immagino di sì.
vado nell'ambito in cui poi se parlo troppo sono costretto a uccidervi. No, a parte gli scherzi. Io non ero in turno, pensate, avrei dovuto essere in turno quella mattina, ma siccome avevo un meeting importante per la preparazione della missione dell'astronauta inglese, mi sono fatto sostituire da una collega che penso mi abbia maledetto per l'eternità della sua vita, perché ha passato una mattinata più terribile. Era un falso allarme. È stato un falso allarme, è stato un falso allarme molto particolare perché si è inciucato un sensore fondamentalmente, che è quello che, insomma, l'ammoniaca è quella del circuito esterno idraulico. Perché usiamo ammoniaca? L'ammoniaca è la cosa più tossica che ci sia al mondo, è usata all'esterno però perché ha una buona capacità termica e non ghiaccia a temperature molto basse, quindi riusciamo a ottenere un'efficienza nel trasporto termico molto più alto. E si interfaccia con l'interno attraverso uno stampatore di calore, insomma se si rompe qualcosa l'ammoniaca entra e ad alta pressione, tipo a 200 bar, quindi noi abbiamo un sensore di pressione nel circuito interno dell'acqua che se vediamo schizzare verso l'alto la pressione allarma ammoniaca. In genere l'allarme scatta con un sensore perché questa è la cosa più grave, cioè io penso che il giorno che succederà veramente una cosa dell'ammoniaca rischiamo, è quello veramente per cui gli astronauti rischiano la vita. Però poi magari spesso si dice, ah sì, ma si accorge subito che il sensore è ciucco. Allora gli astronauti hanno fatto la loro reazione, sono andati nel safe haven, nella parte russa che non ha ammoniaca, e noi però ci siamo subito, beh sì, ma forse questo sensore probabilmente è rotto. Ma nel frattempo la reazione automatica del sistema all'ammoniaca, quando c'è una media di ammoniaca, la prima cosa che fai è fermi la ventilazione, per evitare che l'ammoniaca si disperda troppo, che rimanga dove si è dispersa. E fermi anche il circuito idraulico dell'acqua interno, perché l'ammoniaca passa attraverso lì, quindi se l'acqua circola l'ammoniaca viene fuori più velocemente. Cerchiamo di limitare. Fermando il circuito idraulico termico e fermando la ventilazione, la temperatura ha cominciato a salire, ovviamente. E con la temperatura ha cominciato a salire anche la pressione in cabina atmosferica. Ma noi non lo sapevamo. Uno dei motivi, cos'è che può far aumentare la pressione di cabina? Una perdita. Arriva qualcosa a 200 bar e gonfia. E quindi hanno detto, ah, allora non è un falso, sono due dati che dicono la stessa cosa. E quindi veramente si è pensato che fosse un vero. Io l'ho seguito da fuori ed devo dire, l'ho pensato subito che fosse la temperatura. Ma perché? Perché quando sei in console e hai la vita di queste persone sulle tue spalle, ovviamente sei sotto stress. E quindi comunque non necessariamente hai una visione lucida. Ti concentri nel salvare la vita degli astronauti, ovvero ti concentri nel fare le reazioni di emergenza, che sono quelle di cui parlavamo prima. Quindi gli astronauti hanno una reazione memorizzata che devono correre nel lato russo, togliersi i vestiti perché l'ammoniaca si appiccica a tutto, si appiccica all'umidità, quindi i vestiti possono essere contaminati, mettersi una maschera, tutto ad occhi chiusi, la maschera è quella che ha il respiratore per l'ammoniaca, a quel punto possiamo aprire gli occhi. Nel frattempo noi facciamo da terra la configurazione migliore per... Insomma, questo è quello di cui ci si occupa. È stata... interessante. Per me è stato la migliore. Noi facciamo molte simulazioni prima, ovviamente, perché tutto questo lavoro, tutte queste persone che ho parlato oggi sono certificate, ovvero prima di poter andare in console a fare questo lavoro passa un annetto di addestramento in cui fai simulazioni del genere. Abbiamo perdite di ammoniaca, ne ho simulate a dismisura, però quando avviene davvero è un'altra cosa. È stata una grande esperienza perché si sono osservate cose a cui nessuno aveva pensato. Abbiamo notato cose che nell'addestramento e nella preparazione a terra nessuno ci aveva pensato, ma quando poi le vai a fare, quando l'astronauta le va a fare, ti accorgi di qualcosa a cui non avevi pensato. Quindi è una, noi le chiamiamo lessons learned, lezioni imparate, si impara dagli errori e da queste cose. Sempre imparare o migliorare. A quel punto è successo qualcosa, abbiamo visto che c'era qualcosa nella procedura di emergenza che non funzionava bene e l'abbiamo migliorata, abbiamo aggiornato la procedura di emergenza, quindi la prossima volta che succede, che magari è la cosa, l'ammoniaca vera, magari questa cosa che abbiamo fatto a gennaio salverà la vita dell'astronauta, chissà. Sempre legata alle emergenze, nel momento in cui riprogrammate, diciamo, la giornata dopo che c'è stato un imprevisto, cercate di rimodellarla su quella che avevate già programmato prima o dovete seguire delle priorità di esperimenti o di certe attività? Entrambe. Lì c'è un'esperta che fa pianificazione, seduta là, che lo fa molto meglio di me, ovviamente. E tutte. Cioè, si cerca di recuperare quello che si è perso, e si cerca ovviamente però la priorità, quindi magari c'è stata l'emergenza, abbiamo interrotto qualcosa,
bisogna vedere che cos'era, magari quel qualcosa può essere rifatto fra un mese, non è un problema, o magari quel qualcosa, se è una cellule biologiche, per esempio esperimenti biologici che abbiamo, hanno una vita molto piccola, perché le cellule dopo un paio di settimane dopo che le lanciamo muoiono, quindi le lanciamo, bisogna fare l'esperimento subito. Se quell'esperimento è stato interrotto, si cerca di rifarlo subito. Ma cioè, non è sempre necessario, cioè, appunto è un caso per caso, dipende. Grazie a tutti.